Riprendiamo con l'intervento di Giuseppe Sartiano, nome noto non solo come esperto, ma davvero come conoscitore del sociale, delle problematiche e anche delle soluzioni che spesso lui ha sempre proposto. È stato anche referente del tavolo politiche sociali, è stato anche assessore sociale al terzo municipio, sostituito poi, infatti lo ringrazio per la presenza dell'assessore attuale, e attualmente Sartiano ricopre anche un ruolo altrettanto responsabile, più che altro, che è quello di giudice del Tribunale dei Minori. Il titolo dell'intervento di Giuseppe Sartiano è l'integrazione sociosanitaria, la rete sociosanitaria necessaria, ostacoli e strumenti per creare un sistema sociosanitario integrato regionale. Prego Giuseppe. Ok, io cercherò di non ripetermi e di non sovrappormi a quanto già detto, perché ci sono state tutta una serie di sollecitazioni che in realtà riguardano anche l'integrazione sociosanitaria. Due riflessioni comunque, brevissime. Integrazione sociosanitaria, andremo incontro ad un peso specifico sempre più forte dell'integrazione sociosanitaria in virtù di due aspetti. Uno, l'invecchiamento della popolazione, quindi la necessità di assistenza sempre più forte, e due, la necessità di assistenza a domicilio, che sarà ha già di fatto un peso elevatissimo, lo avrà ancor di più negli anni a venire, per cui ci dobbiamo preparare. Vi cito due elementi giuridici velocemente, poi dottor Balbi magari ci ritornerà. La 328 del 2000 e la legge regionale 11 del 2016. La 328 del 2000, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, pubblicata, redatta da Livia Turco, che dà delle indicazioni rispetto ai servizi che gli enti locali dovrebbero dare e propone un modello di governance dei servizi sociosanitari di fatto, proponendo degli strumenti. L'ultima regione a recepire questa legge naturalmente è stata la Regione Lazio, che l'ha recepita l'anno scorso dopo insomma 16 anni dalla pubblicazione della legge. Naturalmente le prime regioni da questo punto di vista a recepire la 328 sono state sempre le solite: Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte. E detto ciò, io mi vorrei soffermare su entrare un po' più nello specifico, poi magari il piano giuridico, la panoramica giuridica insomma può appesantire. Poi sì, poi la riserviamo agli altri. Sì. Sullo strumento, su uno strumento in particolare che la 328 e anche il piano regionale poi prevede, che è il piano di zona, il piano sociale di zona. Che cos'è il piano sociale di zona? Dovrebbe essere lo strumento principe per la raccolta dei bisogni territoriali e la traduzione in servizi, per cui ci dovrebbero essere dei luoghi, degli spazi dove le istituzioni incontrano sia i portatori di interesse, come dire, più istituzionali, che i cittadini semplici, che raccontano le loro istanze. L'istituzione li dovrebbe tradurre in elementi scientifici, in raccolta scientifica dei dati, e tradurli ulteriormente in servizi per i cittadini. Che, detta così, è una cosa splendida. Cioè, dovremmo avere dei servizi super performanti, super rispondenti ai bisogni. Che cosa è successo nel corso degli anni? Allora, intanto la 328 non ha una visione piramidale nella costruzione del piano sociale, nel senso,
in assenza della legge regionale, comuni e municipi hanno potuto tranquillamente fare i loro piani sociali, senza problemi, la legge lo prevede questo tipo di autonomia. E due, in realtà la raccolta del fabbisogno e dei bisogni del territorio non si è mai tradotto in una raccolta di dati, per cui noi a distanza di 16 anni non abbiamo dati concreti e sicuri sull'integrazione sociosanitaria, pur avendo continuato ad erogare servizi per anni. Quindi diciamo un primo elemento è, come dire, di criticità è questo. In realtà il piano regionale, la legge regionale prevede una cartella integrata sociosanitaria che potrebbe aiutare a raccogliere questi dati. Bisogna realizzarla concretamente, poi non lasciarla solamente come un monito per il futuro, ma realizzarla concretamente. Un altro elemento su cui vorrei entrare è sul sistema di governance che viene, come dire, ipotizzato dentro la 328 e dentro la legge regionale. Però prima di entrare su questo vi devo dire due parole sulla classificazione delle prestazioni sociosanitarie, velocissimamente. Vediamo se riesco a mandarla avanti. Allora, nel 2001, con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, parallelamente alla riforma del titolo quinto che delegava alle regioni tutta una serie di funzioni, tra cui la gestione del sistema sanitario, furono, come dire, definite meglio le prestazioni sociosanitarie. E sono state distinte fondamentalmente tre tipi di prestazioni. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, di fatto sono prestazioni, nella maggior parte dei casi, per farvi degli esempi, sono prestazioni infermieristiche legate a patologie da invecchiamento, comunque legate a non autonomia, e sono a carico delle ASL. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, che sono servizi di assistenza destinati a utenti che conservano comunque una parziale autonomia e che possono essere erogati sia a livello domiciliare che residenziale, e questi sono a carico degli enti locali di prossimità, comuni e soprattutto municipi. Dopodiché abbiamo le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che sono le prestazioni che si erogano a seguito di postacuzie di patologie invalidanti, per cui a carico delle ASL. Che cosa? Questo lo sto dicendo velocemente perché mi interessa di più trasmettervi un'idea di come funziona ad oggi questa storia. Allora, come dovrebbe funzionare? Questo grafico che voi vedete è come dovrebbe funzionare. L'ASL, attraverso il distretto sanitario, eroga dei servizi sanitari. Il comune, attraverso forme dirette o indirette di servizi sociali, eroga i servizi, e la legge, la 328 e anche la legge 11, prevede la costituzione di una conferenza di distretto e la costituzione di un distretto sociosanitario, in cui dovrebbero convergere entrambe le esigenze e produrre dei servizi sociosanitari. Questo è quello che dovrebbe essere, quindi in realtà dal punto di vista normativo ci siamo pure, cioè non ci manca nulla. Questo è quello che succede ad oggi. Abbiamo l'ASL che attraverso il distretto sanitario eroga dei servizi sanitari, il comune attraverso forme dirette o indirette eroga altri servizi. Si parlano ogni tanto l'ASL e il comune, non è che non si parlano, ma non c'è una fase di coprogettazione reale e concreta. Per cui di fatto si riversa tutto in un grande calderone in cui è difficile governare e mantenere criteri anche di equità. Probabilmente ci sono utenti che hanno un surplus di servizi e utenti che non ne ricevono. Qual è l'altro elemento? I nuovi bisogni, come vengono trattati? Cioè, se non c'è un momento di confronto tra, come dire, una struttura di collegamento tra i due, se c'è un nuovo bisogno, che cosa facciamo? Tra l'altro, una delle cose, delle mancanze più grosse che a me è capitato di notare, noi abbiamo
da poco concluso il percorso del piano sociale cittadino. Io ci ragionavo l'altro giorno, sia a livello centrale che tranne rari municipi, non c'erano rappresentanti delle ASL che sono intervenuti quasi da nessuna parte. Quindi il piano sociale integrato dove sta? Cioè, questi sono alcuni elementi che io lascio così, più che altro come spunti di riflessione. Mi preme entrare in alcuni elementi ancora più concreti, che sono strumenti che noi possiamo, come dire, già previsti dalla normativa, che devono essere realizzati per cominciare a parlare realmente di integrazione sociosanitaria. Il PUA, il punto unico di accesso, uno degli elementi. Che cosa prevede il PUA? Il PUA dovrebbe essere la porta di accesso del cittadino a qualsiasi servizio sociosanitario del territorio. Per cui io come cittadino entro in quel locale, mi siedo, racconto la mia storia, racconto quali sono i miei bisogni, dovrei avere di fronte una schiera di professionisti in grado di dirmi no, devi andare di qua, ti devi spostare di là, rimani in questo posto, vai da un'altra parte. A tutt'oggi i PUA dove sono attivi, di fatto sono dei segretariati sociali distinti e separati. Cioè l'ASL c'ha il suo segretariato sociale, il comune c'ha il suo segretariato sociale, solo che sopra c'è scritto PUA. Di fatto la proposta qual è? Ma è una proposta semplice che è contenuta anche dentro le leggi. La proposta è di un PUA diffuso, più punti di accesso, in cui il cittadino si interfaccia, dove ci stanno tutte le professionalità. Per cui io mi immagino dei luoghi dove ci sta l'infermiere dell'ASL, e l'assistente sociale del comune, dove ci sta il medico e lo psicologo del comune, e che sono in grado in quel momento di dare la risposta migliore al cittadino. Previsto da legge, cioè è proprio facile, non è una cosa, non stiamo inventando nulla. Ad oggi, vi dico quali sono le cose concrete, ad oggi sul territorio di Roma, ma anche in genere, dove sono attivi PUA, a volte sono esternalizzati, quindi affidati a cooperative esterne, non sempre, però a volte è così, e spesso non ci stanno. Il finanziamento regionale sui PUA è fermo da un anno, non ci stanno i PUA. Questa è la realtà dei fatti. Quindi quando parliamo di integrazione sociosanitaria, questo è il primo mattoncino, se non mettiamo questo tutto il resto è inutile, se non mettiamo questo non andiamo da nessuna parte, per cui questo è un elemento di riflessione concreto, cioè le soluzioni ci stanno, non dobbiamo neanche andare troppo lontano. Ora entro in quest'area dell'accreditamento sociosanitario, vi racconto come funziona ad oggi a Roma, ma non solo a Roma, ma in genere. Ci sono tre categorie di assistenza: assistenza alla senescenza, assistenza alla disabilità, assistenza ai minori. La 328 prevede dei regimi di accreditamento, cioè tu devi erogare dei servizi tramite un accreditamento preventivo. Quindi tu ti accrediti, cioè presso l'ente appaltante, il comune, vai lì, il comune ha predisposto un regolamento per cui tu ti puoi accreditare rispettando determinati requisiti. Ti accrediti, dopodiché sei accreditato. In teoria il cittadino liberamente si rivolge al servizio sociale o al servizio sociosanitario e sceglie qual è la struttura migliore per le proprie esigenze. Ad oggi tutto ciò è una finta, nel senso che è difficile per un cittadino poter scegliere senza avere dei criteri visibili. Cioè, che cosa so di quella cooperativa che mi eroga quel servizio nel momento in cui entro in un servizio sociale? Solamente quello che il servizio sociale mi racconta, se me lo racconta. Non ho altri elementi. Per cui da questo punto di vista andrebbero potenziati strumenti di trasparenza e visibilità, più facilmente consultabili dai cittadini. E manca, secondo me, un altro elemento concreto,
che limita la libertà di scelta dei cittadini, perché ad oggi l'assistenza che tu puoi chiedere realmente è solamente quella erogata dalla singola associazione, istituto, insomma. Ma se tu, la legge lo prevede, vuoi scegliere un tuo professionista che ti eroga l'assistenza, teoricamente lo puoi fare. Concretamente io immagino una famiglia che si deve sobbarcare non solo la possibilità di scegliere e quindi valutare la professionalità giusta per quel tipo di assistenza, ma anche sobbarcarsi tutti gli adempimenti contrattuali che questo ne consegue. Quando ero assessore in terzo municipio, un tentativo l'abbiamo fatto, diciamo, di allargare questa possibilità di libertà di scelta. In realtà, con la legge 223, la legge regionale del 2016, la regione aveva dato degli input. Anche lì, un conto sono le norme, un conto è quanto poi vengono realizzate, perché prevedeva la distinzione tra un regime di accreditamento delle strutture e un regime di accreditamento del singolo operatore professionista. Voi ne trovate traccia nei nostri enti locali? Io, visto, tranne il regime di accreditamento degli enti che esiste ormai da tantissimi anni, il regime di accreditamento dei professionisti non c'è. Per cui, diciamo, diventa difficile per una famiglia poter scegliere una cosa che non c'è. Allora, abbiamo provato a fare un albo sperimentale, un registro sperimentale sul terzo municipio, che io mi auguro possa essere applicato anche in altri territori, con le dovute migliorie, perché sicuramente ci stanno un sacco di margini di miglioramento e probabilmente tanti errori. Però la possibilità di istituire dei registri di questo tipo, fermo restando che, insomma, diciamo, diventa difficile reinternalizzare una serie di servizi che magari prima erano appannaggio delle strutture territoriali, una cosa del genere potrebbe dare reale libertà di scelta al cittadino, di scegliere una struttura o di scegliere il singolo professionista in base ai requisiti che l'ente locale garantisce. L'ente locale non fa intermediazione, l'ente locale garantisce che quel tipo di professionalità possa essere adeguata a quel tipo di patologia, di disagio, di difficoltà. Io vado a chiudere con alcune domande aperte, in realtà. Una parte che a me piaceva molto di quello che prima Riccardo Sonnino aveva citato è il decentramento. Noi lo vediamo nei municipi, ma ci stanno in tutte le cittadine, cioè di fatto l'ente locale non governa quasi nulla dell'area sanitaria, se non per la buona volontà di chi ci sta sul territorio, però formalmente non governa quasi nulla, per cui anche il fatto di andare a pietire dei servizi non è questa la funzione dell'ente locale. Noi dobbiamo governare insieme questi processi, e quindi anche un'azione di decentramento concreta potrebbe aiutare, da un lato, a rispondere in maniera più attenta ai bisogni del cittadino, e dall'altro a diluire un po' il monolite dell'ASL o comunque dell'ente sovraordinato che ti impone una serie di politiche che tu non condividi, non le conosci neanche. C'è l'ente ricco e l'ente povero, cioè l'ASL che detiene il potere. Poi... Tra l'altro, questo, grazie dell'assist, tra l'altro è interessante pensare che ci sono, cioè le cifre che il sistema sanitario regionale muove sono impressionanti. Gli enti locali di prossimità muovono cifre che fanno ridere, veramente fanno ridere. Un bilancio di un municipio terzo, ma insomma possiamo parlare di qualsiasi municipio, varia tra i 13 e i 20 milioni di euro l'anno, di cui l'80% sono sui servizi sociosanitari, e assistiamo quantità di persone incredibili, per cui con pochi spicci, scusate il termine, tu fai assistenza di prossimità a fronte di uno spreco di risorse a livello sanitario immane, cioè un ragazzino
un'assistenza di un ragazzo disabile per un giorno ti può costare 50 euro. Quanto costa l'assistenza di un malato medio in qualsiasi ASL territoriale? Credo non ci siano paragoni. E il livello di professionalità, ve lo dico, insomma, all'inizio non era così, ma è cresciuto di molto delle prestazioni sociosanitarie. Qui sono professionisti che andrebbero retribuiti come è giusto che sia. Vi lascio su questo, insomma, diciamo, le domande aperte che continuano a ronzarmi, che credo sia utile mantenere vive, sono decentramento e governance dei territori, assolutamente. Grazie. Mm-hmm.